Buonasera e bentrovati alla terza edizione del TG6. Il vice ministro alle infrastrutture Riccardo Nencini oggi è stato a Pescara per partecipare ad un convegno sui porti e ha annunciato l'arrivo di 3,5 milioni di euro per il porto di Pescara. Paolo Renzetti. Oggi c'è questo importante convegno in Confcommercio a Pescara per parlare di porti, ci sono importanti novità proprio per il porto di Pescara, novità di queste ultimissime ore. Stiamo lavorando al piano regolatore generale in attesa che la Regione Abruzzo invii la documentazione che è stata richiesta, ma la notizia di oggi è che proprio stamattina il provveditorato alle opere pubbliche dà il via libera a 3 milioni e mezzo di finanziamento che riguardano opere propedeutiche alla valorizzazione del piano regolatore generale. Nelle ultime ore è arrivata un'altra notizia che riguarda invece il porto di Ortona, l'arrivo di fondi per il dragaggio. Non solo, anche la sinergia che potrebbe essere realizzata tra pubblico e privato per l'intervento, ma soprattutto la possibilità di creare una rete forte tra Ortona, Vasto e Pescara. Vasto ed Ortona sono due porti che hanno caratteristiche regionali, Pescara è un porto che ha peso nazionale. Ricordo volentieri che nella riforma delle autorità portuali tra Ancona e Bari, 500 km di costa, il porto più significativo lì nel mezzo è per l'appunto Pescara. Ricordo anche che i grandi investimenti vengono fatti proprio nei corridoi europei che piovono in Italia, sono quattro, e Pescara si trova proprio all'interno di uno dei più significativi, quello che collega il nord dell'Italia, Trieste, Venezia, scende verso Ancona e da lì raggiunge il Mediterraneo, il basso Mediterraneo fino a Bari e a Lecce. Aggiungo anche che Pescara non solo ha il porto, ha un aeroporto che ha dei dati migliorati rispetto all'anno scorso. Nel 2015 registriamo circa un 10% in più di traffico passeggeri, ed è un fatto positivo, e poi naturalmente l'altro nodo importante è l'autostrada. E ancora dal governo arrivati 33 milioni di euro per il comune di Pescara che dopo il predissesto potrà ora pagare i fornitori e far fronte alle spese. Il prossimo passo è quello dell'abbassamento delle tasse. Ascoltiamo. Una buona notizia, sono arrivati 33 milioni di euro dal governo per il comune di Pescara per far fronte alle spese e pagare anche i fornitori. È la dimostrazione, siamo all'arrivo di un percorso molto lungo, molto faticoso, ma che alla fine diciamo ci ha dato ragione, soprattutto adesso ci dà respiro per poter pagare tutte i sospesi che abbiamo, soprattutto di eliminare l'anticipazione di tesoreria che era un peso, un macigno sulle casse del comune, sulla attività del comune di Pescara. Un processo lungo e faticoso che però ha dato anche, come dire, il risultato della assoluta bontà del percorso intrapreso. Il prossimo passo potrebbe essere quello di una minor tassazione di tasse più basse per i cittadini pescaresi. Noi ci stiamo lavorando non solo sotto l'aspetto della gestione economico-finanziaria, ma stiamo lavorando su una serie di risparmi generali, e d'altronde lo vedete sia per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, sia per quanto riguarda le opere di manutenzione, un po' su tutto, cerchiamo anche per quanto riguarda le strutture, cerchiamo di tagliare dove è possibile tagliare perché riteniamo corretto, giusto ricondurre questa comunità a livelli anche di tassazione accettabili nella misura in cui si compartecipa alla vita di una comunità. Seduta del Consiglio Comunale questo pomeriggio a Teramo, all'ordine del giorno la votazione della mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio Milton Di Sabatino, mozione comunque respinta. Consigliere Pomante, oggi un consiglio comunale un po' acceso e dove è emersa una sua posizione incerta, opposizione, maggioranza, cosa succede? Come avevo preannunciato, oggi mi sono messo in castigo vicino allo stenografo, all'opposizione dell'opposizione e all'opposizione della maggioranza, quindi sostanzialmente sono rimasto da solo e la motivazione è che non condivido assolutamente dal punto di vista personale un attacco del genere ad una persona come Milton Di Sabatino, indipendentemente dagli errori che possa aver fatto durante la conduzione del Consiglio. I consiglieri Marroni, Cardelli e Berardini cavalcano questo astio personale che hanno per gli scontri avuti con il Presidente. Il PD cavalca la tigre per cercare di portare scompiglio nella maggioranza. Nella maggioranza c'è stato chi ne ha approfittato per cercare di mischiare le carte con il fine obiettivamente meschino di arrivare ad una poltrona, probabilmente proprio alla poltrona del Presidente del Consiglio. Io a questi giochi non ci sto.
Non mi piace questo tipo di politica, probabilmente sono troppo idealista per fare politica, resterò in consiglio a far danni proprio per far vedere ai cittadini la differenza tra chi pensa che la politica sia un sistema, un mestiere elegante, un mestiere in cui servono soprattutto lealtà ed onestà, e chi pensa invece di volgere a proprio vantaggio tutte le situazioni che si pongono all'ordine del giorno senza preoccuparsi del bene della città e del bene dei cittadini. Quindi non firmerà la mozione di sfiducia? Voterò contro la mozione di sfiducia perché, ripeto, l'ho già detto, è una porcata politica e a me assolutamente non piace. Se fosse stata scritta, argomentata in maniera diversa, probabilmente avrei votato anche a favore, ricorrendo nei presupposti giuridici e formali. In questo caso io ritengo che sia proprio un atto irricevibile sotto ogni punto di vista. Ci spostiamo all'Aquila, dove l'opposizione attacca e riaccende l'attenzione sul centro turistico del Gran Sasso, i cui dipendenti sono senza stipendio ormai da mesi. Daniela Braccani. Ogni occasione buona per tornare a discutere del famigerato piano d'aria del Gran Sasso, il programma di sviluppo da 18 milioni di euro, il quale dopo una valanga di polemiche e discussioni ha riunito la maggioranza in consiglio comunale, che sulla questione si era spaccata clamorosamente sulle cosiddette aree SIC, ovvero le aree ai confini del parco di interesse comunitario che, stando all'accordo, non si toccano. Il pretesto oggi per riaccendere la polemica tra i banchi del palazzo comunale è stata la discussione sulla realizzazione di un camping natura con annesso parco avventura proposto dalla società Gran Sasso Adventure Park, che verrà realizzato ai piedi della Scindarella. L'opposizione attacca e riaccende l'attenzione sul centro turistico del Gran Sasso, i cui dipendenti sono senza stipendio da diversi mesi. Direi che tutto ciò comporta uno stallo e che tutto ciò comporta grandi problemi per il centro turistico, che, come sappiamo, ha problemi a pagare gli stipendi ai dipendenti da ottobre. Il nostro invito mi sembra anche abbastanza ragionevole: non si può raggiungere un accordo semplicemente per tirare a campare fino alle prossime elezioni del 2017, decretando la morte del nostro distretto turistico. La maggioranza si difende: è importante aver trovato la quadra, ma la questione centro turistico del Gran Sasso, la municipalizzata controllata del comune con milioni di debito, purtroppo rimane. La maggioranza ha scelto di attuare il piano d'aria, che da 14 anni è stato approvato, e aspettiamo che le tre regioni su cui ricade il parco Gran Sasso e Monte della Laga approvino il piano regolatore affinché si possano realizzare le opere che sono già tracciate sul piano d'aria. Quindi ci siamo messi d'accordo sul spingere affinché si potesse arrivare subito, visto e considerato che ci sono i fondi del terremoto. Passiamo ora alla cronaca. I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Lanciano, nell'ambito dei piani di interventi finalizzati al contrasto del fenomeno evasivo del sommerso da lavoro, hanno rivolto la propria attenzione nei confronti di tre nightclub, di cui uno mascherato da una falsa associazione di promozione culturale. Le attività ispettive si sono concluse con la constatazione di 18 lavoratrici provenienti dall'est Europa, impiegate con mansione di intrattenitrice totalmente in nero, e per la quale sono scaturite pesanti sanzioni nei confronti dei tre datori di lavoro per oltre 102.000 euro, nonché la proposta di emissione alla competente direzione territoriale del lavoro del provvedimento di sospensione delle attività commerciali. I finanzieri del comando provinciale invece della Guardia di Finanza di Teramo e Giulianova, Morro d'Oro, Roseto degli Abruzzi e Sant'Egidio alla Vibrata, hanno sequestrato oltre 300.000 prodotti tra luminarie natalizie, prodotti di elettronica, giocattoli, profumi e cancelleria, riportanti marcature CE non originali o segni distintivi delle case di produzione contraffatti. Per questo sono stati denunciati due rappresentanti, uno di nazionalità italiana e l'altro cinese, di ditte commerciali responsabili delle violazioni, e un altro soggetto è stato segnalato alla Camera di Commercio del capoluogo provinciale per l'irrogazione delle previste sanzioni pecuniarie, quindi il mancato rispetto dei contenuti minimali previsti dal codice del consumo. E sulla richiesta del PM di derubricazione del reato da doloso a colposo in merito alla mega discarica di Bussi e alla richiesta dei risarcimenti civili, abbiamo ascoltato il presidente regionale del WWF, Luciano Di Tizio.
Di Tizio, proprio nelle ultime ore ci sono state delle importanti novità sul processo Bussi. Il PM ha chiesto la derubricazione del reato da doloso a colposo e poi ci sono state le richieste di risarcimento civile. Sì, questa richiesta significa che se dovesse essere accolta dal collegio giudicante, comporterebbe l'intervento della prescrizione, quindi non ci sarebbe una condanna penale se fosse accolta. Bisognerà vedere se questo accadrà o meno. In ogni caso nulla toglie sui risarcimenti. I risarcimenti sono stati chiesti e sono piuttosto pesanti, anche le associazioni delle parti civili, comprese le associazioni ambientaliste, le hanno chiesti. Vedremo cosa si deciderà il 22 quando è prevista la sentenza. Che ci siano meno colpevoli non lo so, la realtà dei fatti resta che abbiamo subito per molti anni probabilmente, la presenza di una discarica, di una serie di discariche abusive che hanno comportato dei problemi grossissimi all'acqua e anche all'acqua potabile, e abbiamo avuto erogata nei rubinetti dell'acqua contaminata. Questi sono dati di fatto, tutto il resto è tutto da scrivere. Si è tenuto questa mattina a Pescara un workshop sulle problematiche da affrontare per i cambiamenti climatici. Ascoltiamo. Mazzocca, si parla di clima, di sostenibilità ambientale, oggi c'è questo importante workshop all'Università di Pescara, avete coinvolto comunque tutte le università abruzzesi. Si parla del nostro futuro e si parla di ciò che dovremmo fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni per tutelare la nostra risorsa primaria, appunto, che è l'ambiente naturale. E nel trasferirla alle nuove generazioni, cercare anche di liberare delle risorse che possono essere impegnate in maniera diversa e più proficua. Abbiamo per questo coinvolto un po' tutti gli attori principali che il nostro Abruzzo riesce a esprimere, dalle università alle professionalità, a tutto ciò che davvero può dare una mano a questo discorso. Lo stiamo facendo non solo in sinergia con il Ministero dell'Ambiente, c'è qui il direttore generale Pernice che è il responsabile della strategia nazionale adattamento ai cambiamenti climatici, ma lo stiamo facendo, tendo a sottolinearlo, anche fra le prime regioni in Italia, non solo perché si tratta di rispondere a una direttiva sovranazionale, in questo caso globale e anche comunitaria, per evitare una possibile procedura di infrazione, ma lo stiamo facendo perché ci crediamo, perché riteniamo che sia questa la strada da seguire affinché si possa davvero incidere in maniera benefica, magari a medio termine, nei processi socio-economici e anche produttivi della nostra regione, che generano poi ricchezza. Torniamo alla cronaca. Matteo Ceci, 34 anni, di Crognaleto, morì ad agosto del 2014 in un incidente sotto la galleria di Piaganini, una morte per la quale solo adesso rischiano il processo l'autista dell'autobus contro il quale si schiantò il giovane alla guida della sua moto e due dipendenti dell'ANAS, tutti accusati di omicidio colposo e che questa mattina sono comparsi davanti al GUP Domenico Canosa. Secondo l'accusa, a causare l'incidente furono le condizioni della strada. Speriamo in un po' di giustizia, ha commentato la madre di Ceci a margine dell'udienza, e che aggiustino quella strada, io ci passo tutti i giorni col pullman ed è bruttissima. L'AMA, azienda di trasporto comunale, promuove nuove offerte per i viaggiatori, tra i quali un biglietto integrato. Germana Dorazio. Passerà in consiglio comunale per l'approvazione la delibera del programma di esercizio e contratto di servizio per l'azienda municipalizzata dei trasporti dell'Aquila, AMA, per l'anno 2016. La delibera introduce anche nuovi titoli di viaggio dedicati alla popolazione studentesca. Si tratta di un abbonamento scolastico annuale per studenti con tariffa pari a €202,40, valido dal 1 settembre al 30 giugno dell'anno successivo, oppure dal 1 ottobre al 31 luglio dell'anno successivo. Nell'abbonamento sono inclusi anche i giorni festivi per tutte le linee e per qualsiasi numero di corse nell'ambito del territorio comunale dell'Aquila. Inoltre si introduce un abbonamento nominativo annuale per studenti con una tariffa pari a €220,20, valido dal 1 settembre al 31 luglio dell'anno successivo, incluso anche in questo caso i giorni festivi, per tutte le linee e per qualsiasi numero di corse nell'ambito del territorio comunale.
Lo spirito dell'organizzazione è quello chiaramente di dare un servizio efficiente ed efficace, ovviamente sempre per migliorare quello che sono la frequenza e l'utilizzo da parte degli utenti, che sono tutti quanti cittadini, inteso dagli studenti, gli anziani e quant'altro. L'AMA inoltre autorizza la cancellazione del titolo di viaggio di corsa semplice di 1,10 euro, valevole per 90 minuti, con l'introduzione del biglietto orario valevole per 120 minuti al costo di 1,20 euro. Questo consente chiaramente di avere una maggiore validità del biglietto e quindi consente anche di risparmiarsi un biglietto, soprattutto gli studenti che chiaramente nell'utilizzo delle 2 ore riescono anche a fare laddove si recano presso l'università per fare incontri di segreteria oppure di studi e quant'altro, riescono nelle 2 ore a risparmiare un biglietto. Per quanto riguarda il parco macchine, l'AMA si avvarrà entro il prossimo 2016 di ben 8 pullman nuovi. Conferenza stampa di fine anno questa mattina all'Università di Teramo. Il rettore Luciano D'Amico e il direttore generale Maria Orfeo hanno illustrato il 2015 dell'Ateneo. Jacopo Forcella. Rettore, oggi presentate i dati 2015, si chiude un anno positivo per voi, ma probabilmente l'attenzione è già rivolta verso il 2016, che già sta dando numeri più che confortanti. Quest'anno siamo esattamente al giro di boa del mandato, del programma di mandato. Sono trascorsi 3 anni, il 2013 lo abbiamo dedicato a superare una situazione di emergenza, il 2014 abbiamo consolidato le posizioni dell'Ateneo, il 2015 è partito in modo significativo lo sviluppo dell'Ateneo. Sulla base di questi dati possiamo definire la seconda parte del programma di mandato, cercando di realizzare un cambiamento, lo definirei un cambiamento di pelle dell'Ateneo. Oggi siamo saldamente ben posizionati nelle principali classifiche, nei principali ranking di valutazione. Dobbiamo porre l'Università di Teramo nel gruppo di testa delle università che stanno accettando la sfida del futuro. Ecco perché tra le linee di sviluppo di cui parlava prima c'è anche la componente fondamentale del post laurea. C'è la componente del post laurea, ma non solo come corsi di specializzazione, master o dottorati, ma davvero come quella fase di collegamento tra il momento del conseguimento della laurea, tra gli studi universitari e l'ingresso nel mondo del lavoro. Su questo dobbiamo lavorare moltissimo, è una sfida che interessa l'intero sistema universitario nazionale e che cerca di proiettare il sistema universitario nazionale nel futuro. Per quanto riguarda le immatricolazioni, parlavamo di numeri importanti. Poco inferiore alle 2000 immatricolazioni e iscrizioni al primo anno. È un numero assai soddisfacente, lo definirei persino un po' elevato rispetto alle dimensioni dell'Ateneo. La sfida per il prossimo triennio sarà una sfida anche di tipo qualitativo. Gli iscritti dell'Ateneo provengono per un terzo dalla città e dalla provincia, per un terzo dalle altre province della regione Abruzzo e per un terzo da fuori regione e dall'estero. Il nostro obiettivo è potenziare gli iscritti che provengono da altre regioni e gli iscritti che provengono da paesi stranieri, perché portare a Teramo le migliori risorse da tutto il mondo a studiare e auspicabilmente anche a rimanere poi qui a Teramo, creando forme innovative di impresa piuttosto che nuove modalità lavorative, è un obiettivo che fa bene all'università, ma che fa bene soprattutto al territorio e giustifica la presenza di una università nel territorio. Torniamo a Pescara, dove entra nel vivo il progetto per la realizzazione del primo co-working pubblico riservato al lavoro autonomo e giovanile. Vediamo di cosa si tratta. Piero Giampietro, parliamo di questo progetto Startup e di eco-working, di cosa si parla? Startup è il primo progetto per finanziare un co-working pubblico nella città di Pescara. Grazie al partenariato tra il Comune di Pescara, poi molti sindacati e associazioni di categoria, il nostro Comune ha vinto questo progetto presso l'ANCI, presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per finanziare il primo spazio pubblico dove poter condividere il lavoro autonomo e per i freelance. Con Startup oggi iniziamo un'attività anche di 25 promotori territoriali che sono ragazzi chiamati a promuovere presso i loro coetanei l'idea del co-working, che per la nostra città crediamo sia davvero una chiave di volta per dare spazi e tecnologie a chi probabilmente inizia un'attività di lavoro autonomo nella nostra città.
un'iniziativa importante, una delle prime che cercherete anche di ripetere. Assolutamente sì, questo progetto finirà a giugno del 2016 con un bando pubblico per la gestione di questo spazio pubblico per il coworking. Di conseguenza i ragazzi sono chiamati non soltanto a promuovere presso il punto Cotani questo progetto, ma anche a progettare lo spazio e anche a vedere quali sono i target di riferimento di questo progetto. Di conseguenza sicuramente in questi mesi verranno coinvolti molti ragazzi di Pescara, non solo, per capire qual è il target di riferimento per i coworking della nostra città e arrivare appunto a giugno a appunto fare il bando per la gestione di questo coworking, che sarà il primo spazio pubblico dove appunto poter condividere il lavoro autonomo. Ed è stato presentato il progetto denominato Stop the Game per combattere il gioco d'azzardo, che vede in campo i comuni di Spoltore, Cepagatti e San Giovanni Teatino. Per la prima volta tre comuni appoggiano un unico progetto di prevenzione, di intervento e di cura del gioco d'azzardo patologico. Faremo appunto un lavoro di prevenzione e di intervento e soprattutto di cura, quindi verranno istituiti per la prima volta dei gruppi terapeutici. Ogni singolo comune avrà due gruppi terapeutici attivi, quindi per 10 persone, quindi con un numero che può arrivare anche a 50 persone, quindi che potranno essere curate. Avremo uno sportello attivo settimanalmente, avremo un numero a cui possono chiamare che sarà attivo 12 ore al giorno dalle 8 alle 20 tutti i giorni. C'è un portale informatico, magari colgo anche l'occasione per dare le coordinate, il portale web www.dipendenzagioco.org e il numero di telefono è 333 95 15 430. Io penso che la strada sia quella di mettere a disposizione dei cittadini un servizio che possa affrontare il problema in maniera radicale, ma soprattutto io ritengo che forse dobbiamo come comune metterci in rete e cominciare a pensare anche a un fondo di solidarietà. Abbiamo coinvolto anche altri comuni, abbiamo fatto una rete, abbiamo pensato di creare una rete fra comuni, perché le richieste di aiuto che sono arrivate al nostro sportello di ascolto e al portale che abbiamo istituito presso il comune, erano richieste di aiuto che provenivano non solo dal nostro territorio ma anche dai territori limitrofi, e quindi si sono subito dimostrati pronti a raccogliere questa nostra chiamata il comune di San Giovanni Teatino e Cepagatti per adesso, però noi pensiamo di poter coinvolgere ancora nella rete un numero maggiore di comuni, perché il problema è davvero importante. I ragazzi del liceo artistico Belisario Missiconi hanno donato dei disegni che sono delle vere e proprie opere d'arte al reparto di pediatria dell'ospedale civile di Pescara. Vediamo. Professor Lombardi, c'è questa bella iniziativa, il dono dei ragazzi del Belisario Missiconi di questi disegni, di questi grafici al vostro reparto. Ne sono felicissimo, perché questo rappresenta il completamento di un'operazione che è cominciata poco più di un anno fa, che però gli studenti del liceo artistico di Pescara avevano già messo in cantiere per donare a questa pediatria un aspetto nuovo, diverso. Avevamo concertato con gli insegnanti una proposta nuova che rendesse la presenza del bambino in ospedale sicuramente più serena, e non si può non dire che la presenza di questi quadri, di questi disegni che sono vicini ai bisogni e alle fantasie dei nostri bambini, dei bambini ricoverati, riempie sicuramente l'ambiente di serenità, di tranquillità, di allegria. Questa è un'occasione che già ha avuto modo di esserci già dall'anno scorso, nel 2014, e ha reso possibile questo connubio tra il liceo artistico e la pediatria di Pescara. I nostri ragazzi hanno potuto esprimere il loro talento, la loro capacità attraverso queste opere. Il tema è quello della fiaba, liberamente interpretata, liberamente ispirata, e si sono proposti proprio di creare delle finestre sul mondo della fantasia per questi piccoli degenti che attraversano un momento così un po' difficile della loro vita. La nostra associazione è un'associazione di genitori e siamo profondamente convinti e desiderosi di realizzare questo scopo, questo obiettivo, che i genitori siano presenti nella nostra società e protagonisti della nostra società, perché possono essere in effetti una grandissima risorsa. Quindi la nostra associazione appoggia qualsiasi iniziativa che voglia umanizzare, tra virgolette, gli ambienti nei quali i bambini crescono. Ed
Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Cresce l'attesa in casa biancazzurra per il derby di Lanciano. Prosegue a buon ritmo la prevendita di biglietti per il settore ospiti. Novità, prevista informazione al rientro Mandragora e Campagnaro. L'arbitro della partita sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Ascoltiamo nel servizio l'intervista a Ugo Campagnaro. Ugo Campagnaro, si avvicina questo derby con la Virtus Lanciano, sarai disponibile per questa partita e molto probabilmente in campo? Sì, non so se in campo, però disponibile, già buono per me perché da un po' che non mi potevo neanche allenare col gruppo e per il problema al polpaccio adesso è tutto a posto e niente, questa settimana mi sono allenato tutti i giorni, per sabato dovrei essere disponibile. C'è tanto bisogno nel Pescara di Campagnaro, anche perché quando hai giocato il Pescara non solo ha sempre vinto ma non ha mai preso gol, sei un po' l'amuleto di questa squadra. Sì, ma coincidenze del calcio, però a me piace pensare sicuramente che quello che si fa in campo dopo ha i suoi frutti, noi ci impegniamo al massimo, io come giocatore d'esperienza cerco più che altro di organizzare la difesa e niente, ognuno fa il suo, però ci sono tutti i giocatori, siamo importanti ma nessuno è imprescindibile. Queste ultime settimane dalla tribuna che Pescara hai visto? No, mi è piaciuto tanto, magari stiamo facendo un pochettino più fatica fuori casa e bueno, sono cose che bisogna trovare la soluzione, magari un fatto mentale, però io penso che prima o poi questa squadra troverà la forma e andrà a vincere anche fuori casa. Nella tua carriera hai giocato tanti derby importanti, sentitissimi in Italia, in Argentina. Sabato c'è questo derby tra Pescara e Lanciano, una partita importante anche perché incontrerete una formazione che non può permettersi passi falsi e soprattutto un ambiente molto caldo. Sì, sicuramente troveremo questo, un ambiente molto caldo e poi sappiamo quanto conta il derby per i tifosi e allora bisogna fare la partita della vita perché sappiamo che anche loro faranno lo stesso. E c'è moderato ottimismo in casa frentana per alla vigilia appunto della gara con i biancazzurri. Intanto la famiglia Maio smentisce le voci di trattative per la cessione della società. Ascoltiamo. Come stanno le cose, Guglielmo? Che cosa non sta andando in questo momento? Ma è un po' difficile trovare la causa o addirittura poi la medicina. In questo momento va tutto storto e quindi è difficile veramente anche da parte nostra capire quali sono i problemi e i motivi che ci hanno portato a questa posizione di classifica, fermo restando che quasi un girone è andato via, però non ho mai visto, tranne forse in una o due partite, il Lanciano soccombente, a prescindere dal fatto che comunque i risultati non ci danno ragione, le prestazioni ci sono sempre state, poi tra infortuni, squalifiche, però non è sicuramente un alibi. Però è difficile per me dire quali sono le cose che non funzionano, anche perché ce l'hanno abituati bene in questi tre anni e quindi vediamo comunque di ricompattarci, di ricompattare l'ambiente, perché è l'unico modo per uscirne prima del mercato di gennaio. Tu, Guglielmo, sei preoccupato di questa classifica e anche insomma di questo un po' di questo alone che si è creato, anche se vogliamo un po' di disfattismo attorno alla squadra? Ma quando i risultati non vengono, non c'è una vittoria ormai da parecchio tempo, è ovvio che si crea disfattismo, basterebbe una vittoria magari al derby per ricompattare un po' tutti, poi quando le cose vanno male è normale che tutto vada male di conseguenza. Io sono sicuro e tranquillo che la squadra si salverà alla fine, è ovvio che siamo per ultimi, quindi non sono sicuramente contento, però vedendo la classifica io credo che con un paio di vittorie già riusciremo a rimetterci sul binario giusto e poi combattere fino alla fine, perché quello è il nostro campionato. Andiamo in Lega Pro, ieri pomeriggio il Teramo ha superato in rimonta la Casertana per 2-1 nella partita di Coppa Italia di Lega Pro. In gol Loreti e Paolucci, ai quarti di finale i biancorossi affronteranno, ricordiamo, la Robursiena. Vediamo il servizio e i particolari della partita di Andrea Costantini.
Come nella precedente partita contro la Lupa Castelli, il Teramo passa il turno di Coppa Italia in rimonta, sempre per 2-1 e sempre con un gol partita segnato da fuori area da Paolucci. A cadere al Bonolis e la Casertana. Stavolta, a differenza del precedente ricordato, i gol arrivano tutti nel primo tempo ed il verdetto è messo nel corso dei 90 minuti regolamentari. Come nelle attese, il tecnico biancorosso Vivarini si affida ad un briciolo più di esperienza in difesa, col trio Perrotta, Brugaletta, Altobello. Dalla Cintola in su, squadra infarcita di giovani, con l'eccezione di Lenoci che fa staffetta un tempo a testa con Da Silva. Parte meglio la Casertana, capolista del girone C e nel cui 11 ci sono l'ex Aquilano Ciotola e l'ex Chieti Rajčić. Poco prima della mezz'ora proprio la squadra di Nicola Romagnello passa in vantaggio con l'ex cecchino del Cosenza Gianluca De Angelis. Il Teramo non ci sta e 10 minuti dopo, al 39esimo, ripristina la parità grazie al bel taglio di Loreti che salta l'estremo ospite Maiellaro e appoggia il pallone in fondo al sacco. E non è finita, perché un minuto prima dell'intervallo c'è anche il sorpasso. Paolucci percorre la fascia centrale e da lontano scaglia un destro potentissimo che Maiellaro può solo sfiorare. Un gol da applausi. Nella ripresa il Teramo amministra la reazione nel complesso sterile della Casertana e porta a casa la qualificazione ai quarti di finale, dove i biancorossi troveranno la Robursiena, già battuta recentemente in campionato e che aveva guadagnato il passaggio del turno una settimana fa. Primo gol in una partita di Coppa Italia, comunque una bella soddisfazione. Certo, è sempre una soddisfazione fare gol, anche se è una partita, diciamo, di minore importanza, quella della Coppa Italia. Speriamo di avere più in là qualche chance di poter festeggiare anche in campionato. Senti, gol dedicato a? Ai miei genitori, che molto sfegatatamente vengono sempre in casa, in trasferta, sperando di vedermi giocare qualche volta. Sì, il mister mi ha detto fai bene, in vista di domenica. E speriamo che mi metterà dentro, però sono sempre a disposizione. Senti, ti aspettavi all'inizio dell'anno di giocare un po' di più? Ah, sì, mi aspettavo, avevo parlato col mister, però sono arrivato qui, sono anche altri giocatori molto forti. Io mi alleno sempre al massimo e spero che avrò più chance. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.